cosa si aspetta l'amministrazione comunale di San Vitaliano dal piano? Diciamo che col direttore generale abbiamo avuto il secondo incontro dopo quello avuto col sindaco della città metropolitana De Magistris e siamo già operativi perché ci hanno chiesto dei progetti esecutivi, abbiamo discusso stamattina delle nostre priorità e insieme abbiamo già individuato alcune aree di intervento come edilizia scolastica, ambiente, sport, piano verde. Quindi siamo già operativi e a breve presenteremo anche le nostre istanze. In che modo l'amministrazione di San Vitaliano, la comunità di San Vitaliano, ritiene di poter partecipare e offrire il proprio contributo ad una visione armonica dello sviluppo della città metropolitana attraverso il piano strategico? Sì, ho visto il piano strategico redatto dalla città metropolitana, abbiamo avuto anche incontri in città metropolitana, abbiamo portato i nostri suggerimenti in base anche alla nostra zona, al nostro paese, alla nostra area e diciamo che le tematiche inserite nel piano strategico della città metropolitana le condividiamo in pieno anche perché sono esigenze anche del nostro territorio, quindi con incontri e suggerimenti reciproci siamo stati anche soddisfatti delle linee che la città metropolitana ha approvato. Ci sono fondi da poter stanziare e quindi anche progetti da realizzare. San Vitaliano ha individuato uno o due obiettivi da realizzare attraverso il piano? Certo, ho visto la mole di fondi messi a disposizione alla città metropolitana, abbiamo già stamani portato alcuni progetti esecutivi, soprattutto per quanto riguarda i parchi verde e l'impiantistica sportiva annessa e sarà una priorità per noi perché San Vitaliano soffre anche di un particolare PM10, soprattutto nelle nostre zone perché abbiamo la centralina che ci indica questo superamento e quindi vogliamo implementare il verde, i parchi e insieme anche le attività sportive e questi sono i progetti che stamane abbiamo condiviso con il direttore generale.